Nino. Felice. Cognome? Grignano. D'Angelo. Maggioranza o opposizione? Opposizione. Per le cose giuste. Partito? Partito Democratico. Attualmente è il gruppo misto. Ora a questo punto lei la maschera del politico e parliamo tra amici. Sai cos'è democrazia e partecipazione? Ne ho sentito parlare nei social network. So cosa significa democrazia e partecipazione, non so che cosa intendete voi. È una nostra idea per cercare questo ponte di collegamento tra personalità e cittadini. E mettiamo a disposizione un personaggio politico o di altri settori, il cittadino posta le domande e noi facciamo l'intervista. Che ne pensi? Bellissimo. Un'ottima idea. E se ti dicessi invece che ci è arrivata soltanto una domanda? Non ci credo. Questo è un problema. Il turismo di Trapani è come una Ferrari del motore ingolfato. Sai chi l'ha detta? Io. Quando l'hai detta? Campagna elettorale. A chi? A voi, Trapani per il futuro. Sempre nella precedente intervista ci hai specificato che volevi evitare le emorragie di studenti che andassero via arrivati all'università. A livello di atti, cosa è stato fatto finora? Allora, noi per evitare l'emorragia dobbiamo necessariamente intervenire sull'Università di Trapani e l'aeroporto di Birgi, per lo sviluppo del territorio, perché sviluppare il territorio significa far sì che le giovani generazioni non partano e vadano a portare i propri saperi altrove, cosa di cui sono stato promotore, è sempre un atto di indirizzo per la quale le imprese locali del settore edile possano assumere manovalanza locale. Questo può sembrare a qualcuno un palliativo, ma comunque è un atto per la quale i giovani di questa città possano trovare lavoro nella propria città e quindi rimanere a starci e viverci. La cosa che può fare l'amministrazione di Trapani è intervenire in sede di bilancio con una discussione ampia sulle somme che vengono date in primis all'Università di Trapani, perché sviluppare un'università nel territorio significa davvero arginare questa emorragia di studenti che vanno fuori. Un'università che funziona fa sì che gli studenti rimangano nel nostro territorio. Questa amministrazione non ha aperto un dibattito sul futuro dell'università. Diamo i soldi all'università senza aprire un dibattito su come possa potenziarsi l'università. Questo è un grave errore che sta facendo questa amministrazione. Il sindaco nell'intervista che ci aveva concesso in estate ha spiegato che soltanto trascorso il periodo afoso dell'anno sarebbe stato possibile tracciare un quadro sulla questione acqua. Mi pare però evidente che ci sia ancora molto da lavorare. Tu cosa hai fatto per migliorare questa situazione? È stato uno dei primi principali problemi che ha affrontato questa amministrazione, che credo che in parte ha risolto ampiamente, perché ha costruito con fondi propri pozzi per distribuire maggiore flusso d'acqua a Trapani. È opportuno che i cittadini sappiano una cosa molto ma molto importante, che il territorio comunale di Trapani è coperto per circa 70 km di tubature sottoterra di acqua. È chiaro che queste tubature, essendo delle tubature che sono nate e che ancora fortunatamente resistono da tanti anni, è chiaro che molte rotture continuano sempre più a nascere. So che c'è un progetto per la ristrutturazione di buona parte di queste rotture, che molto probabilmente con il bilancio che andremo ad approvare riusciremo a stanziare buona parte dei fondi per sistemare quello che può essere l'acqua a Trapani. E allora ci hanno chiesto quando e come ci si attiverà per salvare Birgi. Noi abbiamo fatto una battaglia in Consiglio Comunale per far sì che l'amministrazione di Trapani firmasse questo benedetto accordo di co-marketing, messo in campo dalla Camera di Commercio insieme all'AETES, e il Comune di Trapani ancora non ha firmato questo accordo di co-marketing. Io credo che Birgi già è salva in buona parte. L'amministrazione comunale di Trapani ha fatto il possibile per mantenere la compagnia aerea Ryanair. Buona parte del lavoro si sta continuando a fare affinché questo aeroporto continui sempre più a fruttare quello che fino ad oggi ha dato già dimostrazione, quindi buona parte del turismo. Che previsioni hai sull'attuale Consiglio Comunale e sulla sua durata? Ma non so fare una previsione, so di certo che noi opposizione sfideremo questa amministrazione con alcuni punti programmatici per la città. Noi non siamo per il tutti a casa, dimettere di tutti, il populismo strisciante che abbiamo visto in un dibattito nazionale ma anche a Trapani. Noi sfideremo questa amministrazione sulle cose da fare. Se non le faranno nel breve tempo, noi saremo promotori di una mozione di sfiducia. Che significa? Andiamocene a casa. Io credo che il Consiglio Comunale abbia la durata, non credo assolutamente a una mala comunicazione che alcuni miei colleghi vogliono mandare al cittadino nel dire che ci sarà una sfiducia. Sono pienamente convinto e ne daremo comunicazione a fine mandato, che dureremo fino alla fine della legislatura. Sai cosa significa cazzare? Cazzare? No. Non lo so. Cazzare è un termine medico, significa regolare le cime in modo che la vena sia più tesa. Ora, probabilmente come te, il 70-80% dei cittadini trapanesi non sa il significato di questo termine. Eppure Trapani è la città del sale e della vena.
Ora, non sarebbe opportuno andare ad incrementare le scuole di insegnamento della vela, un insegnamento a livello generale teorico di questo sport, o piuttosto ci chiamiamo così semplicemente in ricordo dell'America's Cup? Assolutamente sì, uno spot pubblicitario, un grande, immenso spot pubblicitario che è durato l'arco della durata dell'America's Cup. Trama è la città dei misteri, in tutti i sensi. No, io non ritengo che bisogna ricordare solo l'America's Cup. Mi sembra anche opportuno ricordare che questa amministrazione la scorsa estate ha già organizzato una piccola regata velica. Trapani è scelta per questa tipologia di sport. Io credo che sia un'ottima cosa da andare ad utilizzare, ma bisogna invogliare il piccolo imprenditore per andare ad aprire una scuola di vela. Può essere una buona soluzione per creare un minimo di occupazione in questo settore che fino ad oggi ha dato ampia dimostrazione per apportare dei grossi frutti in ambito regionale, nazionale e anche internazionale. Va bene, grazie per la disponibilità. Lancio un saluto agli amici di Trapani per il futuro. Saluto gli amici del Trapani del futuro, ringrazio davvero l'attività che fanno per l'intero territorio e sono convinto che possano davvero solamente fare il bene di questa città. Invito tutti i cittadini, insieme all'associazione del Trapani del futuro, a occuparsi sempre più di politica, perché come diceva qualcuno, se tu non ti occupi di politica, la politica comunque si occupa di te, quindi grazie a voi. Ciao amici di Trapani per il futuro.